Il 24 giugno si parte con il primo dei 6 giovedì di festa. Torna Sondrio Estate, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con Alpinscena e Unione Commercianti. Il velo è stato tolto in municipio. Sul palco allestito in Piazza Garibaldi, gli spettacoli nei bar, nei ristoranti, le degustazioni. Appuntamento importante quello di Sondrio Estate, che quest'anno ha un valore ancora più particolare. Sì, certo, è un valore molto particolare perché è la ripresa di una certa normalità che tutti ci auguriamo, quindi tutti ci aspettiamo di poter vivere serenamente queste serate estive nelle nostre piazze. Torna il cinema all'aperto, 6 le pellicole che verranno proiettate nelle serate di martedì e venerdì a partire dal 6 luglio in Garberia, alla Piastra e a Triangia. Tutti gli eventi, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali e balletti prevedono un numero massimo di spettatori, 200, prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare sul sito internet www.visitasondrio.it. Si realizza con il contributo di più soggetti. Sono stati coinvolti i commercianti, ma anche abbiamo collaborato per quanto riguarda gli spettacoli che verranno proposti durante le serate di giovedì estate, Alpinscena, che è l'associazione che riunisce le varie associazioni che sono presenti sul territorio, associazione di musica e spettacoli dal vivo, che ogni serata proporranno un genere musicale diverso, proporranno uno spettacolo di danza, uno spettacolo teatrale, per cui vari generi che soddisferanno così i gusti di tutti. Ogni giovedì ci sarà un tema diverso? Ogni giovedì sì, abbiamo dato un tema diverso in modo tale proprio da raggiungere il più vasto pubblico possibile. Dopo un periodo tanto difficile, ha spiegato Manuela Giambelli, presidente dell'Associazione Mandamentale dell'Unione del Commercio di Sondrio, abbiamo un'estate da vivere.